Sempre con Roberto Lacorte, ricordiamo, con lui abbiamo parlato di automobili, adesso invece siamo a parlare di barche. La 151 miglia, il 1° di giugno tornerà questo appuntamento che ormai è tradizionale. L'anno scorso ha coinvolto oltre 200 barche, ma anche quest'anno si pensa anche di superare il limite dell'anno scorso, quindi. L'obiettivo è sempre quello di superarsi, no? Quindi porsi sempre gli obiettivi che sfidano. Sembra che dell'avvicinamento a questo superamento ci sia, perché ad oggi, che manca poco meno di un mese alla partenza della regata, siamo alla soglia delle 200 imbarcazioni. Il dato non riesco, posso dire siamo formalmente 196, ma ho provato ora a collegarmi per poter capire quanti sono quelli che si stanno iscrivendo di volta in volta. Talmente frenetico il cambiamento del numero degli iscritti che ad ora siamo 196. Stiamo crescendo quindi verso l'importante, come ho detto quest'anno al comitato organizzatore, è quello di fare una barca in più rispetto allo scorso anno, ma forse faremo qualcosa in più. Mi piace tantissimo quando mi hai detto è diventata una tradizione. Mi colpisce veramente tanto perché aver creato una tradizione è un bel risultato. Quindi sì, è diventata una regata che rappresenta una classica dell'altura, dove tantissimi equipaggi, tantissimi armatori ci vengono proprio per il piacere di andare a fare un evento importante, considerato importante. Ecco perché è importante che arrivino barche, armatori nuovi, da posti nuovi, però è anche importante, penso, che riconfermino quelli che hanno già partecipato anche alle vecchie edizioni, perché vuol dire che hanno veramente apprezzato la tipologia di gara, l'organizzazione e un riconoscimento. Sì, c'è una buona partecipazione dei soci, dei partecipanti che hanno già corso le 151 miglia negli anni precedenti. C'è un bel ingaggio, lo vedo anche nei social, nei mezzi di comunicazione che usiamo largamente per ingaggiare il più possibile le persone e coinvolgerle in questo crescendo, durante tutti questi passi di avvicinamento verso l'evento. E la fidelizzazione alla regata è sempre più importante negli anni e questo è un motivo importante di crescita perché significa che ogni anno accantoniamo un capitale di investimento rappresentato dalla fidelizzazione che è molto importante nella crescita di un evento. Possiamo dire che è cresciuto anche l'indotto, cioè il coinvolgimento del territorio in questa manifestazione. È un'altra speranza, è un'altra cosa positiva, che ci fa veramente tanto piacere a noi che organizziamo la 151 miglia perché significa portare valore, condividere il valore e coinvolgere le istituzioni che gravitano intorno alla 151 miglia e i luoghi della 151 miglia. I riscontri da parte di coloro che gravitano in termini proprio territoriali agli eventi della 151 miglia sono fortissimi. Tantissima partecipazione delle persone che abitano a Marina di Pisa, Livorno, Punta Ala, negozi che vedono un incremento delle loro attività durante i giorni della 151 miglia, le istituzioni come il Comune di Pisa che ci stanno sempre più credendo in questo evento e si fanno sempre più sentire come presenza e supporto alla 151 miglia. Quindi la condivisione sul territorio, sia sulle persone, sia per quanto riguarda le istituzioni, è sempre più forte e questo è un altro obiettivo importante che speravo di raggiungere e credo che lo stiamo sempre più rafforzando. Forse è un'impressione mia, però possiamo dire che Pisa, una tradizione marinara per eccellenza, una città, una repubblica marinara, però forse per un po' ha mancato un po', forse finché non è tornato anche il porto. È stato un importante passo avanti da questo punto di vista, perché anche i cittadini semplici che magari di solito non seguivano questa tipologia di gara, adesso sono più vicini e più attenti anche a sport come questi. Sono tutti elementi che concorrono verso un obiettivo comune, no? Quello di andare a fare un evento ricorrente che crei valore sul territorio. È chiaro che il porto, insieme a questa iniziativa, insieme alla spinta delle istituzioni,
matchano insieme verso un risultato importante. È sempre stato così, e quando legano in questo modo è chiaro che se ne beneficia tutti. Prima l'evento è cascato tutto quello che gira intorno all'evento. Non nascondo che quando ho pensato alla 151 miglia, anzi, proprio è un punto importante, ho pensato che la 151 miglia nasceva quando ancora il porto non esisteva, ma l'ho sempre immaginata nel porto di Pisa. E siamo riusciti veramente a far diventare il porto di Pisa partner importante grazie al coinvolgimento di chi gestisce il porto di Pisa, e in particolar modo di Simone Tempesti, che ha creduto in noi come club e nella 151 miglia. E credo che qualche risultato importante di visibilità e di accesso al porto, di nuovi contatti al porto, l'abbiamo condiviso insieme. A questo proposito, mi parlavi prima di armatori o comunque sia partecipanti che vengono dalla Russia e da comunque sia altre città fuori Europa addirittura. Sì, si sta sempre più internazionalizzando, come tutte le cose che si stanno espandendo, diventano importanti nel mercato di riferimento, nel luogo di riferimento che è l'Italia, e piano piano il tam tam, i rumors di banchina si allargano fino ad andare oltre confine. Siamo veramente lieti e soddisfatti, proprio orgogliosi di poter avere in mano ora una regata di carattere internazionale riconosciuta dal World Sailing, ma non solamente riconosciuta in termini istituzionali, ma riconosciuta anche dagli armatori che vengono dal Portogallo, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Russia. Quindi questo attesta l'importanza e certifica l'importanza dell'evento che ha un eco non solamente nazionale, ma veramente internazionale. Auto, barche, prossima avventura a questo punto? Intanto pensiamo alla 24 ore di Le Mans, a fare bene la 151 miglia il 1° giugno, poi a fare bene la 24 ore di Le Mans, e poi ci sono altri risultati molto importanti, obiettivi molto importanti che riguardano la mia azienda, che nel mese di luglio, insomma, sarà coinvolta in un traguardo che è il sogno di ogni imprenditore, che può avere ogni imprenditore. Quindi anche qui ci sono cose da fare molto importanti. Puoi già dirci qualcosa o aspettiamo? Beh, è abbastanza complicato anticiparlo, però si tratta di raggiungere un obiettivo importante come la quotazione presso il mercato di borsa di Milano, dopo aver fatto un triennio importante nel programma Elite di Borsa Italiana. Ieri abbiamo ricevuto la certificazione di avvenuto compimento del percorso nel programma Elite. Dopo questo, nel frattempo, abbiamo coltivato tutto un processo di messa a punto per la quotazione in borsa del gruppo Farmanutra. A questo punto possiamo dire che a luglio Farmanutra si presenterà al mercato di borsa di Milano, quindi raggiungerà un obiettivo importante che rappresenta l'eccellenza del modo di contribuire alla crescita di un'azienda, quello della quotazione. Buon lavoro allora anche in borsa. Grazie.